vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Le fonti francescane descrivono così il desiderio che nacque nel cuore di San Francesco d'Assisi nelle settimane precedenti al Natale 1223. Rappresentare la Natività in modo che tutti potessero gustare con lo sguardo la concretezza del Dio che si è fatto uomo. Il 2023 è l'anno in cui si celebra la ricorrenza degli 8 secoli dalla prima raffigurazione della Natività che San Francesco d'Assisi ha realizzato a Greccio, una cittadina a pochi chilometri da Rieti. Nel 1223 il santo patrono d'Italia si fermò nella valle del Reatino, probabilmente di ritorno da Roma, dove il 29 novembre aveva ricevuto da Papa Onorio III la conferma della sua regola. Le grotte esistenti nei pressi di Greccio gli ricordavano quelle che aveva visto in Terra Santa e in modo particolare il panorama di Betlemme. 2 settimane prima di Natale, raccontano le fonti francescane, il santo poverello d'Assisi chiamò un uomo di nome Giovanni e gli chiese di aiutarlo a realizzare il suo presepio. Così, il 25 dicembre 1223, alla presenza di molti frati giunti a Greccio, San Francesco d'Assisi, osservando la mangiatoia con il fieno, il bue e l'asinello, si riempì di gioia. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greggio è divenuto come una nuova Betlemme, disse San Francesco d'Assisi, che risulta così essere l'inventore del presepio vivente, che si è poi tramandato in questi 800 anni, anche con statuine nelle case e nelle comunità, trasmettendo il messaggio di speranza e di pace che il Verbo fatto carne è venuto a testimoniare sulla terra 2000 anni fa. Anche la 6ª edizione della Mostra Internazionale dei 100 presepi in Vaticano sarà l'occasione per celebrare lo storico anniversario in preparazione al grande giubileo del 2025. Per celebrare gli 800 anni del presepio, il direttivo della Universalis Federatio Presepistica ha preparato un logo speciale che potete scaricare sul sito che vedete in sovraimpressione. La Universalis Federatio Presepistica desidera che questo sia un anno importante, un anno significativo, un anno giubilare. Per questo motivo invitano tutti a diffondere il loro logo ad associazioni, gruppi, singoli, persone amanti dell'arte presepistica, in modo che tale logo compaia a fianco nei nostri presepi, ma anche nei corsi, nei concorsi, nelle esposizioni, sulle locandine, sui manifesti, nelle brochure pubblicazioni, sulle riviste, negli annulli postali, sulle cartoline, nei siti internet e nei social. Ogni vero amico del presepio dia il proprio contributo, esattamente come 800 anni fa ha fatto San Francesco d'Assisi a Greccio. La Universalis Federatio Presepistica desidera che il 2023 diventi per tutti un anno speciale che rimanga nella storia, anche grazie a un logo che abbracci virtualmente gli amici di tutto il mondo attraverso il presepio,
sull'esempio di San Francesco d'Assisi, che con semplicità, umiltà e mitezza ha voluto, attraverso il primo presepio vivente della storia, portare a tutti il messaggio di amore del principe della pace, Gesù Bambino. Televallassina, televisione della famiglia, che dal 1985 riprende e trasmette i presepi del Triangolo Lariano, in questo anno speciale 2023, che ricorda gli 800 anni dall'invenzione del presepio, desidera invitare le telespettatrici e i telespettatori a fare il presepio in casa, a scuola, nelle piazze, nelle chiese, esponendo anche il logo degli 800 anni. Chi poi desidera può segnalare il proprio presepio a Televallassina, telefonando o mandando un'email ai contatti che vedete in sovraimpressione. Secondo il numero di richieste, Televallassina valuterà di poter venire ad effettuare un servizio che poi verrà trasmesso dalla nostra emittente. Un grazie di cuore a quanti vorranno realizzare la felice intuizione di San Francesco d'Assisi e a quanti desiderano invitare Televallassina nella propria casa, nella propria parrocchia, nel proprio paese, nella propria città.